cambio il vertice di Confesercenti Alessandria, Michela Mandrena, la nuova presidente provinciale, prende il posto di Manuela Olandi. Presidente, intanto quali sono le sfide e gli obiettivi che ci si pone in questo mandato, in questo momento delicato per le attività commerciali? Innanzitutto un grande lavoro è stato fatto dai miei predecessori, quindi comunque sia la linea di Confesercenti rimane e rimarrà sempre quella. Il mio obiettivo oggi forse è quello un pochino di svecchiare quello che è il senso delle associazioni, quindi di cercare di portare il commercio cittadino a un modo di lavorare un pochino più moderno, utilizzando magari social, utilizzando iniziative, utilizzando dei mezzi oggi, anche causa Covid, sicuramente più consoni alle nostre attività. Per me, innanzitutto perché sono anche un commerciante, il punto fondamentale è quello di spingere e di promuovere sempre l'acquisto all'interno delle nostre città. Quindi sicuramente iniziative in sicurezza, sicuramente la possibilità di poter lavorare anche con il turismo locale, che per noi comunque è un valore aggiunto sicuramente importante, e il nostro motto, che è sempre quello di poter dire facciamo lavorare il commercio cittadino, perché una città che ha un commercio fiorente è una città che vive. Quindi indubbiamente tutto quello che è rivolto all'utilizzo della nostra città e dei nostri negozi storici. Ecco, il commercio cittadino non è fatto solamente dalle poche vie centralissime di Alessandria, ma anche dei quartieri accanto. Lei stessa l'attività al quartiere Pista, che è uno degli obiettivi dei tanti poli di insediamento commerciali delle grandi catene distributive. Ma queste sono realmente un problema o possono costituire una risorsa? Allora, sicuramente le grandi catene sono... adesso chiamarlo problema mi dispiace, però di fatto è un termine consono, perché comunque sia oggi è molto più semplice andare in un centro commerciale con l'aria condizionata, un parcheggio gratuito, sotterraneo e garantito, piuttosto che cercare parcheggio in centro, pagare delle cifre a volte anche molto alte, e quindi oggettivamente diventa un problema. Io credo che nella nostra città ci sia spazio per tutti, ma se viene comunque regolamentato. La continua creazione dei centri commerciali ha fatto sì che se noi andiamo in centro non troviamo più un negozio di alimentari. Questo è un problema sicuramente enorme, come è un problema grandissimo l'utilizzo dell'acquisto sui siti e non all'interno dei nostri negozi. Questo è il motivo per cui io prima parlavo di modernizzazione anche del nostro commercio, come avevamo fatto ad esempio nel periodo del Covid, dove c'erano le consegne a domicilio e dove anche noi utilizzavamo internet e altro. Ecco, io a questo punto, se potessi dire basta alla costruzione dei poli commerciali, direi che è giunto il momento, perché comunque è vero, noi abbiamo le zone periferiche, ma le zone periferiche adesso sono realmente sature di centri commerciali e di supermercati, quindi credo che anche la periferia sia un po' a tappo in questo senso. E infine, stando sull'attualità, è l'estate dell'introduzione del Green Pass. Cosa si dice tra gli esercenti? Tra gli esercenti non si dicono belle cose, nel senso che comunque io questa cosa l'ho detta e l'ho ripetuta più volte. Noi commercianti, esercenti in generale, siamo pro controllo, vogliamo il controllo, vogliamo lavorare in sicurezza, vogliamo che il nostro personale e i nostri clienti siano sicuri, però non vogliamo fare lo sceriffo della situazione. Quindi il Green Pass va bene, lo accettiamo, ma non posso essere io all'interno del mio locale a dovermi preoccupare ed essere responsabile di un controllo così capillare, perché oggi chi ha la possibilità di avere i tavoli all'esterno lavora un pochino più in scioltezza, domani che abbiamo solo i tavoli all'interno in teoria io dovrei avere una persona che si occupa solo ed esclusivamente del controllo del Green Pass. E io, come tanti colleghi, non possiamo permetterci di pagare un dipendente in più per fare questo. Quindi i controlli vanno bene, il Green Pass è corretto, ma che le istituzioni mettano qualcuno a fare i controlli, che non possiamo essere noi.